Ok, Shalawam. 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 Eccoci qua un altro giorno, un'altra volta sul campo di battaglia a predicare la verità della Sacra Bibbia. E prima di iniziare diamo tutta la gloria, il potere e le adorazioni all'unico e vero potere vivente. Yahawah Bashem, Yahawah Shai, Bashem Kakudash. Yahawah è il nome del padre nell'antico ebraico, colui che esiste. Yahawah Shai è il nome di suo figlio, che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il nome di Gesù Cristo, un'allusione a divinità greche. Siamo qui, diamo i doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone, GMS, agli anziani e apostoli di Yasharala, Israele, per il loro servizio e il loro ministero al servizio di Yahawah Bashem, Yahawah Shai, e salutiamo gli eletti della casa di Israele, coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà, ai nostri Akiam che sono sparsi in tutto il mondo, il vero popolo di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, che predicano questa verità, che vivono la parola che il Padre ci ha lasciato in eredità, la nostra eredità, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, le scritture, l'eredità del popolo di Israele. E siamo qui per le vie, per le piazze, facendo il ministero, svegliando i figli di Israele e tenendo alto lo spirito degli eletti della casa di Israele. E siamo attraverso le scritture, predicando la parola di verità, la profezia di in questo tempo. Qua siamo negli ultimi tempi, stiamo vivendo precisamente nell'Apocalisse. Siamo nell'Apocalisse, qua siamo nel mondo dove governa l'autoproclamato uomo bianco, il diavolo della terra e l'uomo bianco, che la nazionalità biblica è Esau, Edom. E oggi il popolo di Israele si trova schiavo per questo popolo, e siamo qui a svegliare il popolo di Israele e a chiamarli per ritornare al Padre, a chiamarli per riunirsi alle nozze, a questa festa, alle nozze con l'Altissimo e con suo figlio Yahawah Shai. Siamo qua a chiamare per le strade, perché è questo il vero ministero, è questo il vero lavoro che fa un figlio di Israele, è questo il vero lavoro che fa un discepolo di Yahawah Shai: essere per le strade e chiamare alla verità e chiamare al Padre i propri figli, non come fanno le religioni che sono chiuse in degli edifici fatti di pietra. L'edificio siamo noi. Siamo noi il tempio di Yahawah Bashem Yahawah Shai, e siamo qui per le strade a mostrare la luce che viene dallo Spirito, la luce che il nostro Signore Yahawah Shai ci ha dato, e noi l'abbiamo ricevuta gratuitamente, e gratuitamente la diamo ai figli di Israele. Quindi siamo qua a chiamare i figli di Israele attraverso il vero ministero, il ministero della parola per le strade, per le vie. E voglio iniziare con una scrittura che si trova in Matteo 22. Vado a... Sì, vai. Questa è la parabola di Yahawah Shai, nostro Signore, che, ripeto, il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama con un nome falso, quale Gesù Cristo, un nome che è un'allusione a divinità greche, un nome che vi condanna, che non vi salva, anzi, che vi porta a venerare dei demoni. Prima che vai là, stavi parlando del nome? Sì. Ok, there is no name given under the sun, there is no other name given. Ti do un precetto subito. That is Acts 4:1. Libro di Atti, capitolo 4, versetto 12. No, sì, 7, no? Non c'è nessun nome. Quello è 12. Sì, 12, bravo. Ok. Khan, prima di iniziare, noi introduciamo a chi stiamo presentando, chi stiamo testimoniando. Stiamo testimoniando dell'unico Salvatore, l'unico che è disceso sulla terra. Il vero, dall'antico ebraico, il suo nome è Yahawah Shai. E non è Gesù, non è Yahweh, non è Jesus, non è nulla di questo. Il vero nome dall'antico ebraico è Yahawah Shai, che significa colui che salva. E nessun altro nome c'è la salvezza. In nessuna Madonna, in nessun santo, in niente di niente che l'uomo vi presenta c'è salvezza. Ma la salvezza viene solo dal Padre, e il Padre ha mandato suo figlio. Quindi chi entra per Yahawah Shai trova la vita. Chi non entra per Yahawah Shai subirà il giudizio, perché è lui il giudice di questo mondo, ok? È lui il giudice, è lui il re, il nostro Malak, è Yahawah Shai. E quindi Atti capitolo 4 versetto 12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo altro nome che sia dato agli uomini, okay, per mezzo del quale... Ok, come dice il fratello, che non c'è nessun altro nome dato sotto il cielo, ok? Perciò se lui è nato in Gerusalemme, a Betlemme, lo classifica un ebreo.
Perciò i nomi che stiamo dando, che sono fuori dal suo nome originario, ebreo antico, sono nomi falsi, ok? Poi arriveremo al punto dove vogliamo arrivare, ma visto che lo Spirito ti ha spinto a parlare sul nome, noi continuiamo a parlare un po' sul nome. Stiamo presentando e stiamo portando testimonianza di colui. È come inizia il Vangelo di Matteo. Prima di parlarvi del Signore, vi dà tutta la genealogia del Signore. Ve lo sta presentando, perché non c'è nulla di immaginario, non c'è nulla di campato in aria. È tutto solido, è tutto vero, è tutto chiaro. Ora prendiamo il libro di Proverbi, capitolo 30. Avevi finito di leggere? Mancava l'ultima frase che ci dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che vi è stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ed è questo un nome, il nome dall'antico ebraico Yahweh Shai, che il mondo dall'ignoranza ha nascosto, ha ingannato, non ha dato. Perché faccio un semplice, apro una piccola parentesi: qualsiasi nome che ci viene dato a noi, in qualsiasi lingua viene, traduciamo e ci presentiamo. Io mi chiamo per esempio Giovanni e dico in italiano il mio nome è Giovanni, mi presento in inglese My name is Giovanni, mi presento in francese Je m'appelle Giovanni, in spagnolo mi chiamo Giovanni. Il nome rimane sempre quello, cambia la lingua, ma il nome rimane sempre quello. E allora perché hanno cambiato il nome del Signore? Perché? Perché nel nome del Signore sta la salvezza, e chi non ha il nome non ha la salvezza. Hai il libro di Proverbi, capitolo 30, versetto 4. Questo è il libro dei Proverbi, versetto 30, capitolo 30, versetto 4, dice: chi è salito al cielo e ne è disceso? Chi è l'unico che è salito al cielo e ne è disceso? Uno solo, Yahweh Shai. Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome del suo figlio? Lo sai tu? Allora, diciamo questo perché il nome del Padre è molto importante. Ok, vediamo il mondo che fine sta andando al giorno d'oggi senza quel nome là. La potenza del nome di Yahweh Shai, del vero figlio del Padre, il Creatore, è molto importante, perché senza il nome va tutto al contrario. Chi state servendo? Porta alla distruzione. Infatti vediamo il mondo giorno d'oggi che tutto è il contrario. Ok, uomini che vanno con gli uomini, donne che vanno con le donne, ok? Il nostro cibo è tutto geneticamente modificato, perché non hanno paura di questo vero nome, nemmeno la conoscono questo vero nome qui. Okay? Non lo seguono questo non nome. Non lo seguono. Perché non hanno imparato da questo nome. Perché se tu gli salaghi, perché se tu gli presenti, se tu gli dici in chi credi, loro ti dicono: io credo nel Signore. E com'è il Signore? Com'è il Signore? Il Signore gli hanno dato il Signore? Prima di tutto, come lo descrive la Bibbia, non come lo descriviamo noi. È di colore nero, è di colore bronzo bruciato, nero, viene dalla tribù di Giuda, i così chiamati negri, e il suo nome è Yahweh Shai. Quindi se noi chiediamo al popolo: tu in chi credi? Loro ti dicono che credono in un bianco con i capelli lunghi che si chiama Gesù. Capito? Semplicemente come se voi chiedete a una persona: io conosco quella persona, e sapete che quella persona là è mora e scura, io dico: io la conosco, ma è bionda e bianca. Capite che voi non lo conoscete, credete di conoscerlo ma non lo conoscete. Quello lì è quello che vi hanno presentato i diavoli, quello là è quello che vi ha presentato Satana, la casa di Satana, cioè la chiesa e le religioni. Vi hanno presentato un altro, vi hanno presentato non il vero. Noi vi stiamo presentando il vero. Infatti vediamo giovani andare in depressione, ok? Perché non hanno il vero nome, il nome che chiamano non ha peso, ok? Il nome che chiamano non li può salvare da nulla. Da chi ricevono istruzioni? Ok, ricevono tutto l'istruzione da un'immagine falso, ok? Con un nome falso che non ha peso. Ma noi sappiamo attraverso le scritture che il nome del Padre, anzi prendi il libro per piacere, i Proverbi, sempre Proverbi, capitolo 18 e versetto 10, ok? Noi, conoscendo il nome del Padre, Yahweh Hashem Yahweh Shai, il nome di suo figlio, invochiamo questi nomi, e questi nomi ci curano. Questi nomi per noi sono come una fortezza, ok? Ci proteggono. Questi nomi ci fanno capire il libro, ok? Perché se voi volete capire questo libro,
e non chiamate il vero nome del padre suo figlio, non lo riuscirete mai a capire. Ok, vai. Questo è Proverbi capitolo 18 versetto 10, dice: il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e vi trova un altro rifugio. Perché il giusto conosce il nome del Signore, e quando uno conosce il nome del Signore significa che tu conosci il tuo creatore, conosci il tuo padrone e lo ascolti, ascolti le sue istruzioni, ti lasci guidare, lo temi e quindi osservi i suoi comandamenti, perché la scrittura è stata data per il bene dell'umanità, è stata data per il bene del popolo, è un manuale di istruzioni su come vivere sul pianeta Terra. Ok? Quindi se voi conoscete il Signore automaticamente lo rispettate. Mentre oggi possiamo vedere, siccome oggi il Israele, soprattutto perché questo messaggio è alla casa di Israele, così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, non conoscono il loro Signore, non osservano i comandamenti. E quindi è per questo che la terra è in questo stato qua, è per questo che il Signore ha dato la terra e il potere in mano dei malvagi, perché noi potessimo capire che significa aver abbandonato Lui. E adesso ecco, siamo nelle mani dei malvagi e siete qua a confidare nell'uomo. Non avete più una via, non avete più la via, la speranza, il quale Yahweh Shai è venuto a portare, è venuto a sacrificarsi. Che cosa credete? Che il Signore è venuto a sacrificarvi per i vostri peccati e siete a posto? Siete? No, il Signore è venuto a sacrificarsi per portare la conoscenza. E chi riceve questa luce è la sua lampada, questa luce, che si lascia guidare da questa luce fino alla speranza nel giorno in cui Yahweh Shai torna. Can, il fratello ha detto giusto. Ecco perché la gente cerca la verità, ok? Non può trovare la verità, gira attorno, va in diverse filosofie. Poi cede, perché non stanno cercando dalla giusta fonte, ok? La giusta fonte di conoscenza, di sapienza, è il nome del Padre. E sappiamo che le scritture ci fanno capire che il timore del Padre è l'inizio della saggezza. Perciò se tu non hai il timore del Padre giusto, ciao, la saggezza non verrà mai. Ecco perché vediamo tutti, ok? Tutti non capiscono più niente. Cedono facilmente alle menzogne, agli inganni, perché non conoscono le strade del Padre. È anche vero che le scritture ci hanno fatto capire che le leggi statuite sono date solamente a Giacobbe e Israele, ok? Perciò coloro che chiamano il nome del Padre riceveranno questa verità, ma coloro che non lo chiamano non riceveranno mai questa verità. E il bello è che non c'è più tempo nemmeno, ok? Il libro di Isaia ci fa capire che cercate il Signore mentre lo si può trovare. Ora i suoi profeti sono per le strade, okay, in tutto il mondo, predicando questo nome giusto, cercando di farvi capire la verità di queste cose qui. La gente ignora, la gente passa, e questo ci porta ad arrivare alla lezione che vogliamo parlare. Okay? Perché stiamo invitando tutti adesso a ricevere questo nome, perché arrivano i giorni di cui non potranno nemmeno vedere questa verità più, come dice il libro di Amos, capitolo 8, versetto 11, ok? Arrivano i giorni che il Padre creerà una sete, ok? Non di acqua, una fame, non di cibo, ma una fame della verità, ok? Qual è il versetto "nessuno conosce il Padre se non il figlio"? Perché quello che, come dice il fratello Yaraya, noi siamo qua, vi stiamo invitando alle nozze, perché sta tornando il re del pianeta Terra e ve lo stiamo presentando, perché voi non potete dire che conoscete il Dio se non conoscete suo figlio, perché come dice la scrittura, nessuno conosce il Padre se non il figlio, e a colui al quale lui vuole presentarlo. Perché come allora, ci dice, poi si trova nel Matteo 11, 27. Matteo 11, 27. La terra! Questo è, quando non si conosce il nome del Padre, la gente si impazzisce. Sono indemoniati. Sono posseduti da diversi demoni, ok? Perché non chiamano il nome che li può mettere di nuovo in riga, il nome che li può, che li può curare, perché il nome di Yahweh Shai cura, ok? Vai. Questo è Matteo capitolo 11 versetto 27, dice: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio,
e nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui a quale il figlio voglia rivelarlo. Quindi nessuno conosce il creatore, l'onnipotente Yahweh Bashem, Yahweh Shai, se prima non conosci suo figlio, Yahweh Shai. Quindi se voi conoscete Gesù Cristo e conoscete un bianco come figlio, voi non conoscete il padre, voi conoscete il diavolo, voi conoscete un demone, voi conoscete, quindi non conoscete il padre. E voglio chiudere con questo, cioè voglio appoggiare con questo. Questo è Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 20, dice: sappiamo pure che il figlio di Yahweh è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è vero. E noi siamo in colui che è vero, cioè in suo figlio, Yahweh Shai Mashiach. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Infatti è quelli che l'uomo bianco vi ha dato, dandovi madonne, dandovi un Gesù Cristo bianco sulla croce lì, così come un demone appeso, dandovi tutti i santi, vi sta dando degli idoli. Figlioli, guardatevi dagli idoli, perché quelli sono gli idoli, idolatria, credere in ciò che non abita. Quindi se andate appresso alle immagini, alle statuette, a ciò che non si muove, state andando appresso all'idolatria, mentre noi vi stiamo presentando e vi stiamo invitando alle nozze, alla festa, alla gloria che sta per arrivare su questo pianeta Terra, per distruggere tutti i malvagi che non hanno creduto nel Vangelo. Ok, come ha detto il fratello, ok, sta arrivando un giudizio pesante per coloro che non chiamano il nome del Padre. Prendi il libro di Isaia, capitolo 55, che leggiamo un po', okay, prima di entrare lì, ok, da versetto 7, ok? Il Padre sta tornando con un giudizio pesante, ok? Come abbiamo insegnato la settimana scorsa, perciò i malvagi devono venire fuori dalla malvagità che stanno facendo. E quando parliamo dei malvagi che possono essere salvati, parliamo dei figli di Israele, ok? Come dice il libro di Geremia, che tra il mio popolo sono trovati dei malvagi, ancora più malvagi dei malvagi. Questo si trova verso il capitolo 10 o 1, se non sbaglio. Comunque, stiamo qui a chiamarli fuori, perché se no, se non vengono fuori, se non accettano il vero nome del Padre, parteciperanno, ok, a questo calice, e questo calice amaro che il Padre ha preparato per i malvagi sin dall'inizio, ok? E come dice il fratello Palam, questo è la misericordia, ok? Perciò il tempo di misericordia c'è ancora, la porta è ancora aperta per tutti, ok? Perché se il Padre suscita in noi degli spiriti che ci porta qua a profetizzare in mezzo alla gente, è perché c'è ancora la possibilità di salvarci. C'è ancora la possibilità di convertirsi e di tornare a servire. Hai detto se il Padre fa venire fuori delle persone a insegnare, e non pensate che non abbiamo altro da fare anche noi. Non pensate che non possiamo girare la città, ok, andare a bere qualche spritz e fare la festa. Ma siamo qui perché il Padre ci ha messo a parte, ok? E questo torna sempre alla misericordia. Ha preparato delle persone dove non hanno più la vergogna, possono stare qui e predicare le scritture del Padre. Ed è questa è la bellezza del Padre, misericordia. Perché qui abbiamo ragazzi giovani. Siamo ragazzi giovani, anche noi potremmo uscire a fare diverse cose, ma il Padre ha messo lo spirito pesante su di noi, non riusciamo nemmeno più a stare a casa senza fare questo lavoro. Siamo consumati da questo lavoro e questa è la misericordia del Padre, ok? Jack è sempre stato chiamato, i figli di Israele sono sempre chiamati ogni volta quando vanno fuori. Il libro di Isaia ci fa capire che vi ho raccolto come la gallina raccoglie i suoi puccini, ok? Vai. Questo è Isaia, capitolo 55, versetto 6, dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Ok? Come ho detto prima, arrivano i momenti di cui il Signore purtroppo non si potrà trovare, la verità non si potrebbe più trovare, perciò cercatelo ora mentre lo si può trovare. 55, 6, canto. Ok, dall'alba in giù. Ok. Versetto 7 dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro potere che non si stanca di perdonare. E questo è rivolto ai figli di Israele, ok?
che stanno facendo tutte le cose malvagie imparate da questo mondo governato da imperi malvagi, ok? Vediamo, ok? Il padre gli sta ancora dando una possibilità. Vuoi dire quello che hai detto? Sì, padre, come ci dice qui, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Okay. Quindi il padre lo sa che siamo tutti peccatori e tutti malvagi, ma ci sta dando la possibilità di convertirci. Perché non funziona come hanno insegnato le religioni, che ci comportiamo come cazzo vogliamo qui sul pianeta Terra e poi pensiamo di andare davanti al tribunale divino a ricevere misericordia. È qua che dobbiamo far vedere il nostro cambiamento. È qua che dobbiamo far vedere il nostro pentimento e tornare a ubbidirgli. Leggi l'ultima frase che hai detto in quel versetto là. Si converta egli al Signore e avrà pietà di lui, al nostro potere che non si stanca di perdonare. Ok, hai detto che lasci la sua strada iniqua, una cosa. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ok, l'uomo iniquo i suoi pensieri, perché i veri figli di Israele sono presi tanto da questo mondo qui. Non vogliono che il Messia torna a salvare e cambiare le cose alla giustizia. Stanno bene in questo regno dei malvagi, ok? Gli va bene tutto, il sistema così, e hanno gli occhi già chiusi, perché anche loro stanno cercando diverse posizioni in questo regno dei malvagi. Ma noi, il Padre ci ha messo addosso lo Spirito e cerchiamo il nostro regno ad avvenire. Cerchiamo, abbiamo i nostri progetti nel regno ad avvenire, ok? Non abbiamo progetti più per questo regno qui. Perciò tutti i figli di Israele che sono ancora qui cercando qualche carriera, ok? Cercando di fare delle cose per trovare qualche posizione alta in questo regno qui. Sono coloro che i padri stanno anche chiamando. Perciò venite fuori e cercate il Signore mentre lo si può trovare, ok? Vai. Con Matteo. Come? Con Matteo, portiamo il messaggio che stiamo. Portiamo la parabola di Matteo 22 vai, e poi continuiamo vai, con Isaia. Vai, okay. Dopo continuiamo con questa Isaia. Ma infatti Isaia era da appoggiare. Questa è la parabola di Yahweh Shai, nostro Signore. Si trova in Matteo 22 e chi ha orecchi per udire oda. Matteo 22, la parabola delle nozze. E Yahweh Shai ricominciò a parlare loro in parabole dicendo... E ricordiamoci che il Signore Yahweh Shai parlava in parabole perché solo a chi è dato di intendere può intendere la verità della Sacra Bibbia e non a tutti. E disse: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze a suo figlio. Ok, e questo re rappresenta il nostro Signore Yahweh, ok? Colui che il mondo dall'ignoranza non conosce nemmeno, ok? E il re di questo mondo è denaro, ok? Idoli, pietre e legna, morte che non possono fare niente, non possono salvare, hanno la bocca ma non parlano, queste statue non fanno nulla, ok? Vai. Il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze a suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Can, il suo figlio è colui che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù. Ma sappiamo che il suo vero nome è Yahweh Shai e non ha nulla a che fare con l'immagine di Cesare Borgia che vediamo nelle chiese, ok? Perciò il padre ha organizzato una festa per suo figlio che rappresenta il regno ad arrivare, il regno in cui dobbiamo cercare di appartenere, ok? Questo è il nostro progetto, non abbiamo altri progetti in questo regno qui, perché questo regno, come sappiamo, è governato dai malvagi, non ha nessuna cosa di buono da darci. Abbiamo nulla da perdere. Non abbiamo nulla da perdere, ok? Anzi, forse abbiamo tutto da perdere se rinunciamo alla parola di Yahweh Bashem Yahweh Shai. E quindi mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Chi sono i suoi servi? I suoi servi sono i profeti. I profeti cosa fanno i profeti? Annunciano l'avvenire. Profeta, annunciamo e vi stiamo annunciando questo, vi stiamo annunciando la fine e la caduta di questo regno e il ritorno. È un precetto veloce, Matteo 24:14, precetto veloce riguardo quello che hai appena detto. E questo Vangelo, Matteo 24 versetto 14 dice, e questo Vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Questo Vangelo è predicato in tutto il mondo
abbiamo altri fratelli come noi, ok, che sono sparsi per le vie, per le strade, ok, che stanno proclamando il vero nome del Padre, il vero nome del Figlio, ok, perciò nessuno potrebbe dire che non gli è arrivato mai la verità. La verità è in Africa, la verità è in America, la verità è in Sud America, la verità è anche in Arabia Saudita, per farvi capire, ok? Questo vi fa capire che e poi la fine arriverà, ok? Che ha mandato i suoi servi. La fine è qui perché questa verità è arrivata dappertutto il mondo, ok? Perciò la gente non ha più scuse, ok? Vai. Abbiamo tutti gli Akiam dispersi in tutto il mondo che stanno predicando la parola di verità, stanno presentando il Signore, stanno invitando a nozze, come dice la parabola, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. È quello che stiamo facendo e stiamo presentando. Vai Axo, e queste nozze torna sempre alla promessa del regno ad avvenire che il Padre ci ha promesso. Questo dovrebbe essere il nostro punto di vista, questo dovrebbe essere la nostra propria carriera, ok? Perciò non abbiamo nulla, come abbiamo detto prima, di perdere in questo regno governato dai malvagi. Sì. Posso chiedere? Sì. Prego. Non ce l'avete che non capisco. Non ce l'abbiamo con nessuno. Non ce l'abbiamo con nessuno. No, siamo in fratelli, non ho capito. Allora, cosa predicate? Rispondiamo alla domanda. Beh, predichiamo il vero nome del Padre, predichiamo la caduta di questo regno governato dai malvagi, ok? E ci vuole lo spirito proprio per capire queste cose qui, perciò uno senza lo spirito non lo potrebbe capire. Noi attraverso lo spirito, attraverso le parole del Padre, le parole sacre, sappiamo che questo regno è governato dai malvagi e sta arrivando una distruzione bruttissima. Ok? E stiamo chiamando coloro che sono invitati alle nozze, al regno ad avvenire, coloro che parteciperanno, il vero popolo di Israele, che sappiamo che sono i così chiamati negri, nativi americani. E può non fare la foto per favore? No, foto qua. Allora, questa foto sappiamo che è l'immagine falso, ok? Questa è l'immagine di Cesare Borgia, ok? È l'immagine del figlio del Papa, il sedicesimo Papa, tredicesimo Papa. Papa Alessandro VI. Ok, è suo figlio che era un tiranno, ok? Ha avuto a che fare con la sua sorella, ha ucciso suo fratello. E sappiamo che le scritture ci danno, ok, la descrizione giusta. La signora nonna, sì. Dice perché lo mescoliamo con Gesù. Praticamente, il Signore... Prima di tutto il suo nome non è Gesù, il suo nome è Yahweh Shai, Gesù deriva dal greco e significa salve Zeus nelle origini di questo nome. Principalmente stiamo presentando che colui che la Chiesa ci ha presentato come figlio di Dio è l'immagine di Cesare Borgia, è un dipinto di Leonardo da Vinci, come può vedere lì. Quindi, secondo la Bibbia, non secondo noi, il Signore è descritto come lo vede qua. Questa è la vera immagine del Signore. Cambia. Cambia. Cambia molto. Come cambia? Certo che cambia. Allora, cambia perché... No. Lei come può dire di conoscere il Signore se il Signore è venuto sulla terra nero e lei mi dice che è bianco? Se è venuto sulla terra il suo nome è Yahweh Shai e noi lo chiamiamo con un altro nome diabolico. Cambia, cambia tutto, cambia la vita. Qual è la sua domanda? Hai letto Shakespeare? Cioè, io avrei anche letto Shakespeare. Sì. Allora, tutto quello non c'entra niente, ok? Il suo ragionamento a noi non ci può fregare perché noi ragioniamo attraverso il libro, ok? Fuori questo libro non ragioniamo. Quadrato, se fissi solo il libro, devi seguire il ragionamento. Sì. Hai letto Shakespeare, sì o no? No, non l'abbiamo letto. Io ho letto Shakespeare, ok? Allora, ma non è importante. Conosco le storie di Shakespeare. Ma sai qual è la cosa? Che a noi non interessa ciò che ha insegnato Shakespeare. A noi interessa ciò che ha insegnato il Signore. Quindi in questo momento, se noi stiamo insegnando il Signore, non insegni niente. Allora, ma lei li sa fare i ragionamenti? Sì, ti sto facendo. E come li fai i ragionamenti? Stiamo parlando del Signore. Stiamo parlando del Signore. E quindi noi vi portiamo testimonianza del Signore. Va bene, ma comunque sinceramente Dunque, noi non siamo qui a convincere nessuno, ok?
Noi siamo qui solamente a predicare le parole come ci è stato comandato. Chi lo riceve, lo riceve. Chi non lo riceve, la strada è là. Può andare avanti. Ma io posso fare una domanda? Lei non è qui per insegnarmi. Noi non abbiamo nulla da imparare da lei, ok? Perché abbiamo tutto da imparare da questo libro qui. Perciò lei può anche andare. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Andiamo avanti con quello che... Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Khan, è la stessa cosa che sta succedendo. Noi siamo i servi del padre e stiamo chiamando i suoi figli a partecipare nella nozze, ma non vogliono ascoltare, vogliono parlarci di Shakespeare. No, vogliono parlare dei propri pareri. Qua noi stiamo presentando Yahawa Shai, stiamo presentando il Signore, stiamo parlando della Bibbia e la signora ci vuole parlare di Shakespeare. Parlaci della scrittura. Assurda. Gli abbiamo detto che sulla scrittura il Signore è di colore nero. Che cosa c'entra Shakespeare? Ok? Assurda proprio. Vai. Quindi mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati qui, tutto è pronto, venite alle nozze. Infatti i primi servi che aveva mandato erano i profeti di prima. E cosa hanno ricevuto? Sono stati lapidati, sono stati uccisi, ok? Sono stati cacciati via. E per la seconda volta, grazie al padre Yahweh Hashem Yahoshai, partecipiamo. Siamo parte dei profeti che ha mandato la seconda volta e stiamo chiamando adesso, ma la gente è lo stesso, non ci vogliono ascoltare, hanno il cuore adirato, ok? Hanno il cuore avvelenato da questo regno che non insegna nulla che la morte, ok? Insegna Shakespeare questo regno. E noi non siamo nemmeno qui a convincere nessuno, chiamiamo coloro, è il padre che sceglie le persone, è inutile che ci guardano male, ok? Perché lo faranno sempre, questo fa parte dei doni dei figli di Israele. Passano e quando vedono i profeti li guardano male, ok? Li vogliono tirare i sassi, lo hanno sempre fatto. Hanno sempre sputato e ucciso i loro profeti, ok? Perciò non c'è una novità, perché sappiamo che i spiriti tornano. Eravamo già lì e siamo già qui. E questo qui, fratelli, dovete farvi forti perché qui passano molti demoni. Ok, la signora era un demone che ha cercato di interrompere questa lezione che stiamo facendo. E come dice il libro di Proverbi, che l'oppressione fa diventare un uomo saggio arrabbiato. È quello che stava per succedere. Ma noi non cediamo a questa cosa qui, ok? Perché loro vengono, vogliono parlare con questi così chiamati filosofi del mondo, Shakespeare. Io ho letto i libri di Shakespeare. Shakespeare ha scritto Macbeth ha scritto Romeo e Giulietta. E che cosa c'entra Romeo e Giulietta con quello che stiamo insegnando? Che cosa c'entra? Perciò dobbiamo fare attenzione perché ci sono molti demoni, molti indemoniati che non c'entrano nulla. Vengono solamente a interrompere la lezione, a portare confusione. Perciò non diamo neanche tempo, non cediamo. Quando vediamo situazioni così li mandiamo via direttamente, ok? Perché è il padre che sceglie le persone, è il padre che apre la mente alla gente, ok? Noi non possiamo fare niente, questa gente ormai non è più buona a niente, guardateli, ok? Quando arriva la distruzione adesso sembra che non sono stati avvisati, ma abbiamo avvisato, abbiamo sempre chiamato, ma non sono pronti ad ascoltare, ok? Vai. Infatti dice il versetto 29 del capitolo 22 di Matteo: Yahawa Shai rispose loro: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Yahawah Bashem Yahawah Shai. E questo è l'esempio che vengono non qua. Non hanno mai conosciuto le scritture e vogliono insegnarci il Signore, okay. vogliono insegnarci il nostro re, vogliono venire a dire qui che non conta l'immagine del nostro re. State adorando un frocio, adorando un diavolo, Cesare Borgia, che si chiama con un nome diabolico quale Gesù Cristo. E non importa, state chiamando il Signore, lo state chiamando con un nome diabolico, E vi ricordo che il secondo libro di Timoteo, capitolo 2, versetto 15 o 16, dice di studiare per essere approvati davanti a Dio. Ok? Ecco perché noi andiamo a studiare e troviamo sempre le menzogne. Abbiamo studiato, non perché abbiamo studiato, il Padre ci ha permesso, ci ha aperto gli occhi. E appena abbiamo gli occhi aperti abbiamo visto che non c'è altro che menzogna in questo mondo. Non resta neanche una verità in piedi. Questa è l'unica verità. La nostra eredità, ciò che ci hanno voluto confondere. Hanno voluto confondere sulla nostra eredità. E se questa verità non si è data dal Padre, Yahweh Hashem Yahweh Shai, te la puoi solo sognare.
vai. Vado avanti con la parabola delle nozze. Dan, anzi, per quello che abbiamo appena detto, tu hai il libro di Maccabeo qui? Sì. Sì, vabbè, ce l'ho. Prendi il primo libro di Maccabeo, capitolo 3, versetto 48, ok? E fammi capire che l'immagine conta molto. Ma okay? Sai che se non sbaglio sulla lingua italiana non c'è quel Maccabeo lì? No, c'è sulla confessione... Sì, ma non è la stessa traduzione. Ah, non è la stessa. Te lo faccio vedere. Vai, fa, sì, hai ragione. Vai su traduzione, perché la mia traduzione è la stessa. Non so perché. Ok? Perché l'immagine conta. Se la Bibbia dice una cosa e la gente fa tutto il contrario, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ok? Vuol dire che c'è manipolazione. Ok? Ora leggiamo dal libro... Cavolo, no, hai... Da primo Maccabeo, no? Primo Maccabeo, capitolo 3, versetto 48. Stava per istigare, cavolo, signore. Sta guada, sta guada. Per questo devi... Questo gli Hawashai li mando insieme. Hai vabbè. Capito. Non serve perdere tempo là. Ok. Sì, sì, sì. Beh, ti tirava fuori... Peggio, se sì, sì, hai capito. Vai. Questo è primo Maccabeo capitolo 3 versetto 48, dice: e aprì il libro della legge in cui i pagani avevano cercato di dipingere la loro somiglianza alle loro immagini. Ok, abbiamo allora il racconto anche nelle scritture che i pagani hanno tentato, ok, di cambiare la somiglianza, ok, dei santi e mettere le loro immagini, ok. Perciò sappiamo, ed è la stessa cosa che hanno fatto, ok? E sono riusciti. E noi non siamo mica stolti o sciocchi di questo mondo, che andiamo dietro a delle filosofie e storie che non hanno piede, ok? È per questo che il libro di Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15 ci dice: studiati per essere approvato, per tagliare direttamente la parola di verità e non arrivare davanti al Padre in maniera vergognosa. Quindi come faranno tanti israeliti che arriveranno lì vergognosi, ma perché hanno adorato il diavolo. Ma questi arriveranno vergognosi perché non hanno mai fatto una ricerca per sé, ok? Ecco perché la massa verrà uccisa a breve, ok? Perché qualunque cosa che vi dicono in TV, in quella scatola magica, ok, è la verità. Non andate a fare le vostre ricerche, non sapete. Infatti, prendi per piacere il libro di Isaia capitolo 3 versetto 1, poi torniamo qui. A 3:1:1 dia. Isaia capitolo 1 versetto 3. Ok. Isaia capitolo 1 versetto 3: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele, Yasharala, non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Non discengono, non hanno discernimento. Qualunque cosa gli dici, loro prendono. Qualunque cosa gli dici, se per esempio tra 20 anni vengono, come dici spesso, tra 20 anni si mettono l'immagine di Hitler come Gesù, andranno dietro perché non hanno discernimento, non capiscono un bel tubo, ok? Torniamo. Andiamo avanti con la parabola delle nozze, perché siamo qua, perché stiamo invitando alle nozze che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha preparato per il nostro re, Yahweh Shai, ok? Versetto 5 dice: ma quelli, non, cioè, riprendo il punto dal 4, mandò una seconda volta altri servi, dicendo: dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi ammazzati, tutto è pronto, venite alle i miei buoi, i miei animali sono sallacchia. Dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli sallacchia, sì. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Ok, è la stessa cosa che stanno facendo, ci uccidono con la lingua, ci uccidono con i decreti, con diverse cose, ok? Ma il padre dice che ha fatto una festa dicendo che ha ammazzato i suoi bue. Adesso stiamo chiamando la gente, ok? Yahweh Shai stesso ha detto che
nella casa di mio padre ci sono tante ville, ok? Queste sono di preparazione, ok? Ci sono tante cose che ci aspettano, ok? Dice che nemmeno gli occhi né le orecchie hanno visto né udito quello che il padre ha preparato per coloro che lo amano, ok? Ed è questo che sta dicendo questa parabola qui. Ma che amiamo non vogliono credere, non conoscono il nome del padre e allora vanno a uccidere i profeti che gli dicono. Ora prendiamo per un precetto veloce, primo Giovanni 5, 10. Sì, 10, 11. Primo Giovanni, ok. Questa è la prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 10, che dice: chi crede nel figlio di Yahweh Basham Yahweh Shai ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che il potere ha resa al proprio figlio. Can, tutti sono bugiardi se non conoscono, se non accettano, se non vengono con il nome del figlio Yahweh Shai. La signora là prima era una bugiarda, ha cercato di venire con un'altra via portando il nome di Shakespeare. Chi cazzo se ne frega di Shakespeare? E poi andando a studiare la storia di Shakespeare, sappiamo che Shakespeare era un Jake. Sappiamo. Shakespeare era un Jake, ok? E lei nemmeno sa neanche il suo vero immagine, chi cavolo era. Ma vuole venirci qua a istruire. Allora vengono così con inganni, a confondere. Confondere, perché comunque noi viviamo qui nello stile di vita di Babilonia. Babilonia che è la terra della confusione, quindi loro hanno insegnato la confusione, quindi sì. Quando viene a parlare noi siamo chiari e tondi, non stiamo parlando di pancia nostra, stiamo portando la testimonianza della Sacra Scrittura, chiarissima, portiamo testimonianza del nostro Re, quindi non veniamo a portare confusione, anzi veniamo a darvi chiarezza, come dice la Scrittura, Yahweh Basham Yahweh Shai ci dice: io vi darò una pietra, la pietra angolare, e chi crederà in essa non rimarrà confuso. Qual è la pietra angolare? È Yahweh Shai. Ora, come dicevi prima, non riescono a vedere. Prendiamo il libro di Romani 11 e leggi da versetto 7 per piacere. Perché non è colpa nostra che spieghiamo queste cose e la gente non lo riceve. Il Padre ha fatto sì che questo avvenga, ok? Perché non tutti che hanno gli occhi vedono e non tutti che hanno le orecchie odiano. Allora perché dobbiamo perdere il tempo e andarci a ammazzarci per cercare di spiegare cose che non possono ricevere? Vai. Romani capitolo 11, versetto 7 dice: che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti, come è scritto, ed è scritto nel libro di Isaia. Prende un precetto di Isaia capitolo 29 versetto 10 che dice: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. Questo è quando cerchi di spiegare qualcosa, dicono di no e vengono ad attaccarti con tutto contrario, perché il padre gli ha dato gli occhi per non vedere e le orecchie per non udire, ok? Credono di sapere tutto, cavano su e giù, ma non sanno niente. Sono come delle ossa secche, dei zombie che camminano. Questo è il popolo che vediamo al giorno d'oggi, eccoli, ok? Sono delle ossa secche, dei zombie, ok? Perché il padre gli ha dato delle orecchie che non possono sentire e gli occhi che non possono vedere, ok? E qual è la caratteristica di un zombie? Un zombie cammina, ha tutto, ma ha gli occhi, non vede, non ha i sensi, ok? Non ha i sensi per percepire. È inutile che guardiamo i film. È morto, è uno morto. Infatti oggi lo dice, molti vivono ma sono già morti. Anche se vivono sono già morti, dice la Scrittura. Perché l'unica cosa che dà la vita è questa verità, the world weakness. Va, un precetto veloce. Pretendi, dovete pregare, parlare di meno, pregare di più. Ecco, Satana è arrivato. Satana è arrivato a dire la sua cagata. Il libro di Proverbi, capitolo 21, versetto 16. Lui dice di pregare, non sa nemmeno che cosa vuol dire pregare. Non ha mai pregato. Non ha mai pregato nella sua vita. E dice, Proverbi 21, versetto 16, ok? Perché tutti adesso hanno una sorta di santità, ok? Hanno they have a false sense of sin.
altri tempi unico di Anopoli. Ricordarsi che ciò, you know? Vai, 21? Era un 21, was it 12? 16. Proverbi capitolo 21 versetto 16 dice: l'uomo che smarisce la via del buon senso riposerà nell'assemblea dei defunti. Can, zombie. L'uomo che smarisce il buon senso, qual è il buon senso? È la parola, sono le istruzioni, i comandamenti. L'uomo che smarisce questo ha già, è uno zombie, sta camminando, vive, cammina, ma è già morto. Il suo destino è già scritto. Ve lo state scrivendo qua il vostro giudizio. Non pensate che la misericordia sia che dopo che avete fatto i cavolacci vostri andate davanti al tribunale divino e sarete perdonati. La misericordia è adesso, e adesso ci state passando davanti. Siamo qui che ve la stiamo predicando, la misericordia di Yahweh Hashem Yahashai. Vi stiamo predicando suo figlio, che è la grande misericordia che Yahweh Hashem Yahashai ha mandato al mondo, ai suoi eletti. Secondo Timoteo 3. Allora, visto il Signore che è passato prima, che dice di pregare, uno che non conosce la verità sembra un santo. Prendi per piacere il secondo Timoteo 3:5. Okay, perché questa è l'ipocrisia del mondo, ok? Secondo Timoteo capitolo 3 versetto 5 dice: aventi l'apparenza della pietà, come infatti ha detto, pregate e parlate di meno, hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Com'è che ne hanno rinnegato la potenza? Ne hanno rinnegato non osservando i suoi comandamenti, i suoi statuti, i suoi precetti, non adorandolo mattina e sera, non camminando nelle sue vie, non considerandolo. E in più lo hanno negato quando li cerchiamo di svegliare. Vengono e negano come ha fatto la signora là, ok? Infatti torniamo sempre alla parabola, perché i servi hanno invitato tutti a questa festa, ok? Ma che cosa hanno fatto? Li hanno lapidato, li hanno ucciso, li hanno mandato via. Ed è la stessa cosa che stanno facendo fino a domani, e lo faranno sempre. Finché arriva la distruzione. Abbiamo visto che le scritture ci dicono che come i giorni dei Noè, ok? La gente sposava, prendeva in sposo, andava a festa, e tutto all'improvviso mangiava, beveva. È la stessa cosa che sta succedendo. È perché così noi che continueremo oggi a insegnare finché i padri finché ci permette, non ritorna Yahweh Shaya, ok? Perché e poi loro saranno sempre lì a negare, ok? Vai. E per chiudere, secondo Timoteo capitolo 3 versetto 5, come Paolo consiglia a noi e come consigliamo a tutti i fratelli, a questa gente che hanno poi me lo dimentico. Sì, no, leggi, continua 24, ok, me lo tengo qua. A questa gente che ha la finta apparenza della pietà, a questa gente che mentre parlano e dicono di pregare, mentre dicono di credere, ma hanno rinnegato attraverso le loro azioni, attraverso le loro opere, attraverso la loro condotta, hanno rinnegato il Padre Onnipotente Yahweh Yahweh Shai, ci dice anche da costoro allontanati. Quindi allontanatevi da queste persone qua, che queste persone qua vi vogliono solo portare via dalla strada, ok? Questo è Giovanni, prima lettera a Giovanni, capitolo 4, versetto... No, non è 4:24. Ma forse no, è il Vangelo di Giovanni. È il Vangelo, non la prima lettera. No, è Giovanni 4:24. È il Vangelo, non la lettera, sta suonando... No, il Vangelo, non è mio. Ah, sì. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 24, dice... Dio è spirito. E quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. In spirito e verità, ok? Se non hai la verità, non puoi adorare il Padre, ok? Se non sai la verità, non lo puoi adorare. Allora è inutile che la gente vada su e giù, vadano in chiesa davanti alle statue che non possono parlare né fare niente, ok? E avere questa sorta di santità, come abbiamo letto in secondo libro di Timoteo, ok? Il padre si adora in spirito e in verità, ok? Se il tuo spirito non è girato verso il Padre, non lo puoi adorare, ok? Se vai dietro a cose mondane, a questo mondo, non puoi adorare Dio, ok? Come sono i preti hanno il cuore tutto verso robe politiche, verso cose mondane. Sono anche dei pedofili, robe varie.
ok? Hanno scelto la via di Satana. E come fanno ad adorare il Padre? Non hanno nemmeno la verità, non conoscono nemmeno il vero nome, ok? Per questo che noi abbiamo la Sacra Scrittura, è per questo che ci dice che il Padre va adorato in spirito. Perché cos'è, com'è che noi risvegliamo lo spirito? Prima di tutto credendo nel nome di Yahweh Shai, e poi mangiando dalla scrittura, mangiando dalla parola di Yahweh Hashem Yahweh Shai. Questo è il pane dello spirito, e quindi è per questo che noi parliamo attraverso la Sacra Scrittura e serviamo il Padre in spirito, perché lo serviamo attraverso la scrittura. Invece chi parla dalla bocca sua, chi parla dal suo cuore, parla dalla propria carne, e la carne morirà, lo spirito è quello che vive. Chiuderemo questa lezione con la con la parabola del libro di Matteo capitolo 25, ok? Andiamo lì e parliamo di quello per poi chiudere. Yeah, we'll read until we get to... E andando avanti nella parabola che stiamo invitando a nozze, vi stiamo invitando alle grandi nozze, alle nozze del re, del Malach Yahweh Shai. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo commercio. Come adesso, ognuno prosegue, va per i fatti suoi, non se ne interessa, hanno i loro interessi, hanno cose più importanti da pensare. Ma che cosa c'è più importante di pensare di ciò, di colui che ci ha dato la nostra vita, di colui che è il senso della nostra vita? Oggi passano tutto il giorno a parlare di cagate, a parlare dei social, a parlare di politica, e parlano di un sacco di cazzate parlano. E poi quando c'è da parlare del Signore, di colui che ti dà l'aria, di colui che ti fa respirare, cosa fai? Vai avanti, cammini. Qua stiamo parlando di te, di Yasharala, ok? Stiamo parlando del popolo di Israele, stiamo parlando. Non stiamo parlando di cagate, stiamo parlando di cose, di colui che ha dato senso alla nostra vita, di colui che ci ha dato la vita. Chi ha il suo campo, chi ha il suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Ok, come hanno sempre fatto, ok? Come hanno sempre fatto. Coloro che sanno la verità, che hanno lo spirito del Padre, li viene a cercare di svegliare, ma vanno assolutamente contro. Allora si riesce a capire che c'è un demone che funziona a coloro che non conoscono il nome del Padre. Mettiamolo così. Se non conosci il vero nome del Padre, se non lo segui in verità e in spirito, hai un demone che ti guida. Se non c'è lo Spirito Santo, c'è lo spirito malvagio che guida l'uomo. Perché nella carne c'è lo spirito. Il corpo umano è un tempio, che è un vaso, è un recipiente, viene mosso, c'è la carne, ma viene mosso dallo spirito. Quindi se in te non lavora lo Spirito Santo, lavora lo spirito di Satana, cavolo. Quindi versetto 7 dice: allora il re, prego. I listen. Ok. No problem. È forte, è forte questo qui, perché this is the truth of the Bible. Non capisce niente, ma parlo in inglese. Do you speak English? Which language? No, italiano? Io sono italiano, ma non perché esiste italiano. Parlo spagnolo. Spagnolo? Ok. Questa è la verdadera imagen del Hijo dell'Altissimo. No, Salacchia, questa era non la verdadera. Questa è la verdadera immagine del Kiko. So we have a Spanish man in the building, and you know, the gift of tongues, you know, the brother is trying to explain, teaching in Spanish. Questa, this is invece l'immagine di Cesare Borgia, Borgia, è il Kiko del Papa Alejandro VI. Que los papás también les gustaba lo uno que lo demás. Pero vamos a ver. Es el grande engaño. Pues esto es la imagen de Jesucristo del Apocalipsis. De San Juan. La revelación. Esta es la imagen. Y esto es el verdadero nombre del Señor. Yahweh Shai. No, ese es el misterio. Nunca se supo el nombre de Dios. El misterio es revelado a eso. El nombre de Dios. El mistero es revelado a los profetas, el mistero. Pero nunca lo dijeron cómo se llamaba el nombre. Dios. El nombre en el hebraico, Khan. El innombrable. En la Biblia el nombre es nominado muy, muy fuerte. Es el hombre blanco,
l'autoproclamato ombre blanco Edomita ha ingannato, ha nascosto. No, no, l'ombre blanco non solo, ma lo della pellicola. L'ombre, no. L'autoproclamato Edom è il diavolo della terra. L'autoproclamato. Perché tu eri il malo della tre, perché tu non eri. Es el diablo. Los diablos es un uomo. Los diablos. No, una mujer. La mujer. No, ha dicho la mujer. La mujer. La mujer. No, hombre. No, hombre. No, hombre. El problema no es el hombre, la mujer. Bendito problema. La mujer es un diablo. Ha dicho que su mujer es un diablo. Confermo. Confermo. Anche la mia, tre diablo, la mia mujer è comunque la religione non è biblica, la religione non è biblica. La religione non è biblica. In la Bibbia habla de nación, la nazione di Israele. Sono lo così chiamato negros, latino, indios e nativo indiano di America. Es la verdadera nazione di Israele. Questa è la verità della Bibbia. Qui stiamo parlando della verità della Bibbia. Se le gusta, se non le gusta. No, 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 mi gusta. Comunque dirgli comunque che anche lui potrebbe essere un israelita. No, che non mi gusta quello che tu dici. Mi incanta poca, ma mi incanta la Bibbia. La Bibbia è di Dio, di Abè, di Dio. Io posso dire. Al pueblo elegido, che siamo a Israele. D'accordo. Non è derecho de pernada, podía entrar a Palestina, masacrar la muralla de Jericó, a República, matar a todo ser viviente, perro, gato, ciega, niño, matarlo. Sí. El pueblo de Israel que hoy en día habita en Israel, no es el verdadero pueblo de Israel. Es nunca lo hubo. Es el autoproclamado hombre blanco, Edomita, el diablo. Es hombre blanco, pero si los judíos nunca han sido blancos. El Señor es moreno. El Señor es un hombre moreno. Y la Virgen de Montserrat también. ¿En la Biblia? La Virgen de Montserrat es negra. La madre del Señor no es virgen, number one. Número uno, si no es virgen. Porque tú no eres católico, si tú fueras católico dirías no, que no, no, somos israelitas. No, 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 nosotros, israelitas. Nosotros somos los israelitas. Los católicos es la casa de Satanás. Es la casa de Satanás, ok. Anda ya. Los católicos, los metodistas. Los malos en la película. La chiesa, ¿cómo se dice la chiesa? Se recibe el Señor, bien, se no, no hasta los luego. Somos los malos en la película. Los católicos no, es los diablos. Me han encantado las negras, los negros son los que me caen gordos. Tú no me gusta, pero Si no te gusta el hermano, no te gusta el Señor, ¿ok? No, porque el Señor es moreno. El Señor es moreno. El Señor que ha fatto divisione, ha diviso il popolo di Israele è il popolo del Signore. Otro pueblo, otro pueblo non è il popolo del Signore. Ok. La imprenta, eso está impreso después. No era el Señor. El Señor. Los señores es los negros. Ok. Juan. Ok. Tú es los negros. Ok. Legge il libro di Revelación 13-15. Ok. Los señores es los negros. Okay. Muy buen. La chiesa, secondo la Bibbia, siamo noi, è il nostro corpo. Se avete una sala, non c'è nessuna sala. Comunque si predica per le strade. Si può trovare su YouTube. Basta scrivere GMS Italia. Ok. Pubblichiamo queste lezioni, noi stiamo girando l'Italia per le strade, predicando la verità della Bibbia, predicando la vera immagine del Signore e il vero nome del Signore. Stiamo predicando al vero popolo di Israele, secondo la Bibbia il popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America. Questo è il vero popolo di Israele. Coloro che oggi abitano Israele sono degli impostori, discendono da una radice perversa, sono gli Edomiti, una radice perversa. E insegniamo il nome del Signore nell'antico ebraico, perché il nome Gesù Cristo deriva dal greco, significa Jesus Christ, significa salve Zeus,
oppure Cristo e Christus Serapis. Quindi quando uno chiama Gesù Cristo non sta chiamando il figlio dell'Altissimo, sta chiamando un'altra divinità, sta chiamando un demone, sta chiamando. E questo è quello che noi stiamo insegnando. Eh sì, perché come fa ad essere un ebreo nato in Gerusalemme, ok, a Betlemme, come fa ad avere un nome ebreo? Perché la scrittura è scritta in ebreo, ok? La scrittura è scritta in ebreo, e poi è stato... Il suo nome ebraico, ok? E come fa ad essere un ebreo e avere un nome greco? C'è qualcosa che non torna. Anche il libro di Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 16, ci dice di studiare per essere approvati davanti a Dio, dividendo le parole di menzogne e le parole di verità. Ed è questo che noi abbiamo fatto i nostri compiti, e abbiamo visto che questo mondo è governato dai malvagi, ok? I veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e latinos, coloro che sono stati portati in schiavitù, ok? E hai dico ragione, questo... Hai ragione, così è scritto. Così è scritto. Dunque, la Bibbia è vera. Bibbia è vera. La Bibbia è vera, ma andatelo a leggere e chiedete la comprensione. Come? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ma non... No. È da un bel po' che siamo qui comunque. Comunque, se vuole in breve ricevere questa testimonianza, stiamo portando la testimonianza del Signore, quella è la vera immagine del Signore. Questa basta andare a leggere il libro di Apocalisse. Leggete Apocalisse 1:13. E l'ho letto tutto, è scritto così. Il Signore dice che è di colore scuro. L'immagine che vedete qua è l'immagine di Cesare Borgia. È l'immagine del diavolo quella. È questo, siamo per questo, siamo per strada. Perfetto, adesso vado a parlare con la mia amica, poi vengo a parlare con voi. Dunque, il tempo non aspetta nessuno, ok? Dovete sapere che tutta questa bella libertà che avete adesso, a breve, arriva alla fine. Perciò è meglio cercare il Signore ora, mentre lo potete ancora trovare, ok? Perché quando arriva la diluvione, come nei tempi di Noè, correrete... Sì, infatti noi stiamo proclamando la verità, ma la gente non la crede. Gesù è negro, è vero? Sì. Questa è l'immagine di Cesare Borgia, ok? Sì, esatto. Un tirano, un forte tirano. Questo ma qui ha dormito. Questo è questo il vero nome del Signore. Vero nome, l'ebraico antico. Vuole ricevere. Questo è l'ebraico antico. Yahawah è il nome del Padre. Yahawah è il nome del Padre. E Yahawah Shai è il nome di suo figlio. Significa il Salvatore. Salvatore, sì, c'è un discorso sulla traduzione. Hanno chi lo riceve. Va bene, comunque intanto grazie. Nulla. Salve, ciao. Grazie. Dunque, bene, proseguiamo, ma queste lezioni non possiamo tenere troppo lunghe, sennò la gente non guarda. Possiamo... No, noi stiamo... Le fanno da 2-3 ore le lezioni, noi facciamole fin quando lo si dire. Comunque più tempo siamo qua. Sto dicendo solo perché per certi ce ne sono finché torniamo, hai capito? Ma comunque il lavoro è quello di stare per strada. Alla fine, anche se non è neanche... Non è, cioè, capito? Se uno vuole, io me le guardo quando ci sono i video là, io me li guardo a pezzi. Anch'io. Quindi, capito? Se uno ha lo spirito che vuole guardare, guarda. O un'ora o 3 ore se lo guarda. Allora, come state vedendo, questo è quello che abbiamo parlato finora oggi, ok? Stiamo chiamando tutti i figli di Israele alle nozze del Padre, alle sue promesse. Ha preparato delle belle cose per noi. Stiamo dando l'invito con il nome venite alle nozze che ha dato il Padre Yahawah per suo figlio Yahawah Shai. Questa è la via, questo è l'indirizzo, Yahawah Shai. E invece che cosa fanno? Vengono contro, trovano sempre scuse. Sono ubriacati tutti dalle filosofie di Babilonia. Hanno bevuto del vino, del calice dell'immoralità, della fornicazione di Babilonia, ok? E ora questo calice ormai li sta facendo vomitare delle stupidaggini. Adesso il bicchiere si sta rompendo di questo calice. La Babilonia la Grande sta cadendo, sta crollando. Questo potere che oggi governa il mondo, questo potere malvagio, il padre gli ha dato la sentenza e alla sua fine. Adesso sta tornando Yahawah Shai, sta tornando, ok? Infatti gli israeliti stanno tornando a riconoscere il proprio potere e siamo qua ad annunciarlo. E ad al padre
gli ne frega solamente dei suoi figli di Israele, ok? Di tutto il resto del popolo non gli ne frega niente. Il padre... Sai, prima l'anziano spagnolo diceva che noi facciamo discriminazione tra bianco e nero. E io ho detto, guarda che questa discriminazione qua l'ha fatta il Signore quando ha diviso i popoli sulla terra. Il primo discriminatore è padre. Il primo discriminatore è Yahweh Bashem, Yahweh Shai, perché si è scelto un popolo, il popolo di Israele, tra tutti gli altri popoli della terra. E solo a Israele ha dato i suoi insegnamenti, i suoi precetti e le sue leggi. E a nessun altro popolo. E solo a Israele ha dato suo figlio come re. E a nessun altro popolo, ok? Libro di Salmi, precetto. Libro di Salmi 148. Are you sure? 147. Salmi 147, versetto 19. Salmi 147, versetto 19 dice: egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Il padre ha fatto vedere, i suoi statuti e comandamenti e decreti solamente a Israele. E vai avanti, cosa dice in versetto 20? Egli, versetto 20, egli non ha agito così con tutte le nazioni. Can. E i suoi decreti, esse non le conoscono. Can. I decreti del padre li ha dato solamente a Israele, li ha dato a Giacobbe. Sappiamo che il nome di Giacobbe poi è stato cambiato a Israele, il padre degli israeliti, perciò dice che non ha agito così con tutte le altre nazioni. E poi ci sono altri precetti che dice, vai. Amos capitolo 3 versetto 2 dice: voi soli ho conosciuto tra tutte le famiglie della terra. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. 44. Can. Il padre conosce solamente i figli di Israele, non agisce con nessuno altro, I figli di Israele, per essersi allontanati dai suoi statuti che hanno preso, che è un gran impegno, è una responsabilità. 44 da 1, Capitolo. Prima di retro. Si sono allontanati, allora stanno pagando con tutta questa cosa, con la con le schiavitù e tutto quello che hanno fatto. Infatti i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. Ma la gente, quando li facciamo sentire queste cose qui, parlano di discriminazione, E non li suona bene, perché non sono i più belli, non sono i più, perché sono sotto nella società. Allora non li risuona bene. E infatti il padre agisce con le piccolezze, per non fare diventare orgoglioso nessuno. Con i piccoli, vai. Isaia capitolo 44 versetto 1 dice: ora ascolta Giacobbe, mio servo, o Israele che io ho scelto. Così parla il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere Giacobbe, mio servo, o Yeshauran, Israele, che io ho scelto. Il padre ha scelto Israele, E si può andare avanti con diverse ricette fino alla fine, Parlando del popolo scelto del padre, parlando di questa discriminazione che la gente dice che noi facciamo. Non facciamo discriminazione. Anzi, la libro discriminazione di Malachia, la fa qui. Libro di Malachia, se non sbaglio. Prendo qualche precetto al Deuteronomio. Vai. Deuteronomio capitolo 4 versetto 19 dice: affinché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle e l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostarti davanti a tali cose, perché quelle sono le cose che il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, il tuo potere, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Chiaro, claro e tondo. Tutto ciò che non è Yahweh Bashem Yahweh Shai, il padre l'ha lasciato adorare agli altri popoli che non appartengono alla casa di Israele, che non appartengono alle 12 tribù di Israele, negri, latini e nativi indiani d'America, oppure come me, israeliti che somigliano agli oppressori, ma che in spirito sanno di essere appartenenti al popolo di Israele. Infatti quelle cose che il padre non vuole, che ha lasciato a tutte le altre nazioni, è quello che va dietro Jake, è quello che va dietro Israele. Israele va dietro ogni dei delle altre nazioni, tranne il suo,
infatti, come hai preso tu prima, Isaia capitolo 1 versetto 3, Israele non ha conoscenza, Israele non ha discernimento, è l'unica nazione, vi rendete conto? Andate dietro a cristiani, testimoni di Geova, mormoni, musulmani e buddisti e tutte le altre cagate. Vi rendete conto, Israele? O Yasharala? Uno veloce, Matteo 15, 24. E poi dopo andiamo al libro di Malachia, capitolo 1. Matteo capitolo 15, versetto 24 dice: ma egli rispose, questo è Yahweh Shai che parla, il nostro re. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore sperdute della casa di Israele. Infatti, cioè, è semplice, ce ne sono altre diverse, chiaro, diverse. Antico e nuovo. Antico e nuovo, ok? Colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù lo dice chiaro e tondo. Lo ha detto anche ai suoi discepoli: andate, ok? Non ai samaritani, ma alle pecore sperdute di Israele. Questo torna sempre alle nozze, sta invitando e ci dice aspetta. No, questa è alle nozze quando dice, sì, dite agli invitati, no, dice, ma quelli non curando se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, certo, chi ai propri affari. Invitiamo, ma ognuno va dietro ai propri affari. Certo. Qua siamo, è dedicato a te questo versetto, sai? Ma quelli non curandosene se ne andarono, chi al suo campo e chi al suo commercio. Ed è quello che abbiamo detto, il padre ha delle promesse, ok? Ma ora non possiamo vedere. E cosa? Quello che inganna i figli di Israele è che se non vedono, non credono. Non hanno fede, non hanno niente, ok? La fede, qua la fede. Ok, questa è la fede, credere e tenere forte a qualcosa che non vedi, ok? Il padre ci sta invitando a cose molto più grosse di queste attività che stai andando a svolgere adesso. Precetto, vai. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Certezza. Ok. Certezza di cose che si sperano e di realtà che non si vedono. Che significa certezza? Sicurezza. E aspetta però, perché il mondo adesso non va dietro a niente che non crede di vedere il profitto. Questi sono gli ultimi tempi, profetizzati. Negli ultimi tempi gli uomini non crederanno più a niente, andranno dietro alle loro passioni, andranno dietro a ciò che gli dice la loro carne. Non sono più in spirito, il loro spirito è morto. E se lo spirito è morto, siete morti. Ok? Ora andiamo al libro di Malachia, leggiamo da capitolo 1. Perché stiamo parlando di questa discriminazione che il padre ha scelto un popolo, ok? Un popolo con il collo rigido, un popolo che non conosce niente, non conosce il suo Dio, va dietro ai dei di tutte le nazioni. Vedete i figli di Israele mescolati in mezzo ai cattolici, in mezzo ai cristiani, in mezzo ai buddisti, ai musulmani, ok? Ma l'unico che non accettano è il loro potere. E okay? Non gli stiamo chiedendo niente. Non stiamo chiedendo niente, non siamo come le altre religioni che vogliamo gli interessi, Non stiamo chiedendo niente, vi stiamo dando gratuitamente, vi stiamo dando la conoscenza gratuitamente. Perché abbiamo ricevuto gratuitamente, come dice le scritture, allora diamo gratuitamente. Ok? Vai. Infatti come disse l'apostolo Tahar, disse adesso se stavamo qui a dare pollo gratis a tutti quanti, erano pieni. Certo. Come fanno le altre religioni? Ma vedi, vi stanno mettendo la vasellina, vi stanno mettendo. E vedi, questo torniamo sempre al discorso di prima, che il mondo ha perso la fede. Se non vede, non crede, ok? Se non vede, non crede. Il mondo va dietro a delle assurdità che non hanno niente. Ognuno ha una carriera che corre dietro. Okay? Alla grande. Ognuno vuole diventare più ricco degli altri, ognuno vuole stare meglio possibile in questa vita qui. Dimenticando che il padre ha fatto tutto un altro regno, dove starai bene, avrai tutto. Non avrai questi problemi che stai soffrendo qui. Questo è le nozze. E questo è il biglietto di visita, questa verità qui. Stiamo chiamando tutti, dandoli, guarda, questo è il biglietto di visita, il nome, ma la gente va avanti. C'è chi vuole andare a mangiare un gelato adesso, per colpa di un gelato non riceve questa verità.
guardate che assurdità, ok? Allora il padre sarà giustificato quando torna con la sua ira a distruggere questo popolo con il collo rigido, un popolo che non può capire niente, ok? Non potrà mai capire niente, perché hanno per scelta voluto mollare questa verità, che molti hanno sentito, molti si sono fermati, hanno visto, e hanno quell'intuizione là che gli ha detto che questi stanno dicendo qualcosa di peso, ma proprio con l'ego, mancanza di fede, non vedono niente di solido, ok? Allora vanno avanti. Discriminazione del Signore, oracolo, Malachia capitolo 1, oracolo, parola del Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Sentiamo questa discriminazione. Io vi ho amati, dice il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, e voi dite, ok, vai, finisci quella, e voi dite, in che modo ci hai amati? Can, ok, abbiamo appena raccontato a delle persone che i così chiamati negri, nativi americani e latini sono i veri figli del padre, ok? Ma la gente non lo riceve perché guarda che sono sotto in società. Se tu vai a dire a loro che guarda sei un figlio di Israele, ti diranno ma come faccio a essere un figlio di Israele? No, sono italiani, che l'Italia è nata 150 anni fa. Hai capito? Dicono che come fai padre, il padre non mi ha mai amato, dimenticando comunque che per scelta tua hai mollato questi statuti e leggi, ok? Perché ci è stato comandato che il giorno che lascerai questo ti arriveranno queste maledizioni. E quello che sta dicendo lì, dicono che ma dove ci hai amato? Certo che il padre ci ha amato e continuerà sempre ad amarci, ci ha dato questa possibilità di tornare, ok? Mettendo i suoi uomini per le strade, chiamando, facendo l'invito a tutti di tornare, ok? Vai. La discriminazione tra un popolo e l'altro. Io vi ho amati, dice il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, e voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Esaù sono gli Edomiti, e il così autoproclamato uomo bianco, secondo la Bibbia, è un popolo nella Bibbia, la nazionalità biblica è Edomiti, e Giacobbe è la casa di Israele, e qui dice, Esaù non era forse il fratello di Giacobbe? Dice il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Allora, la discriminazione qua. Allora vedete che il padre è capace di amare e odiare, ok? Il padre ama e odia, ok? Noi saremo dei bei ipocriti, fare il contrario, e fare come dice il mondo, ama tutti, ama tutto, ok? Ama tutti e tutto. Non veniamo con dolcezza a portarvi questa, okay? col miele in bocca come fanno chi ha il cuore nella guerra, come dice Isaia 55:21, coloro che parlano con mantechina. Questo è rivolto a voi. Questo è un altro precetto per appoggiare la discriminazione, la divisione che Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, l'Onnipotente, ha fatto sul pianeta Terra. Deuteronomio 7, versetto 16, infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Ok? Chiaro. Il padre ci ha chiesto, ci ha scelto per essere un tesoro speciale, ok? E abbiamo visto questo, ok? Il Padre ci ha scelto per essere il suo tesoro speciale, ok? Quel patto rimane per sempre. Perché il padre non cambia, è lo stesso ieri, oggi e domani, ok? Ti appoggio con i numeri. Poi dopo andiamo a prendere le parabole là. Questo per appoggiare il fratello che dice che il padre non cambia. Il padre è lo stesso, il padre non è come un uomo che cambia idea. Ciao fratello, cosa ha parlato prima? Padre, noi stiamo predicando, cosa vuoi sapere? Stiamo parlando della verità della Bibbia, credi alla Bibbia? Credi alla Bibbia? No, lascia. Numeri capitolo 23, versetto 19 dice: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà. O quando ha parlato non manterrà la parola. Quindi se ha promesso
al popolo di Israele la salvezza, è solo al popolo di Israele la salvezza. Non è un uomo che cambia idea, non è un uomo che mente. È lo stesso ieri, oggi e domani. Ok? Quando ha detto una cosa non la farà, certo che la farà. Yahweh Hashem Yahashai porta a compimento tutta la promessa. Scusa, è importante. Dio, è questo, non deve per terra. Non deve per terra. Non deve per terra, è importante. Dove fatta la scuola? Non deve importante per terra. È 11. 11. Dove fatta la scuola? Iniziamo dal versetto 15. Dove fatta la scuola? Non deve per terra, Dio. Dove fatta la scuola? Solo finta? Solo finta? Per soldi? Capitolo 15. 11. Questo? 15. No, Matteo, capitolo 11. 15. Questo alza il sovetto. Capitolo 11, 15 dice chi ha orecchie per udire, legge da là e giù, questo è la parabola, no, che questo alza il suo 15 a 17. Ah, ok, ok. Dove è fatta scuola? Ascolta, chiamo la polizia, chiamo la polizia. Bene, solita polizia, stai, non c'è problema, non c'è problema. Questo non si può. Lascia, lascia, non dire niente, tu leggi e lascia, lascia. E questo. Matteo capitolo 11, Dan, versetto 15 dice chi ha orecchi per udire oda. Dan, lì legge. C'è scritto chi ha orecchi per udire oda, perché le orecchie, come abbiamo detto prima, molti hanno ma spiritualmente non ce l'hanno. Ok, andiamo fala avanti. Fala piacere. Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile a bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. E sta dicendo: ma puoi stare zitto per favore? Puoi stare zitto? Io zitto, zitto un attimo. La parabola sta dicendo: la parabola, vi abbiamo suonato dei flauti e non avete ascoltato, non avete ballato. E questo flauto rappresenta la verità, perché questa verità... Ti ho detto stai zitto, basta. Zio, piedi. Vai. Sotto piedi, zio. Vai, non è, questo non è tuo. Perché zio. Adesso? Lascia, non guardare. Leggi di nuovo. Hai capito? No, non è zio effetto. Vai. Perché vai? Vai, leggi. Alzala questo! Mamma mia, che spirito di due! Di distrazione adesso, questo non deve piedi! Vai, leggi! E questo, vai, bello! Te devi andare! Devi andare via! E non vado! Prima alzare questo! Tu invece, tu prima togli quello dalla mano, che quello là ti fa peccare! Questo ti ammazza. Tu prima di parlare di qua, togli quello, ok? Poi quando hai buttato quello vieni qua, ok? Quando togli quello vieni qua. A posto di stare a fumare, togli quello e poi vieni qua. Ti ammazza, bravo. Alza questo adesso a due. Ascoltami, questo non è Dio, questo è falso. Questo non è Dio. Quello non è Dio. Questo non è Dio. Lascia. Hai capito? Vai, parla. Eccolo qua. Matteo capitolo 11 versetto 15. Guardalo. Chi ha orecchi per udire oda. Can. Perché come ho detto prima, questa verità non è per tutti. Alcuni hanno le orecchie fisiche, ma quella spirituale non funziona, ok? Perciò questa verità è per coloro che hanno le orecchie e possono udire. Vai. Faccio vedere dove Jesus. È falso, Ma a chi paragonerò questa generazione? Ok, questa è una bella parabola da ascoltare, ok? Vai. Tutte e tre. Vai. È simile a bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Il flauto rappresenta questa verità qui. E noi, insegnando la verità, stiamo suonando un flauto, ok? È come la musica. Quando uno sente una musica che gli piace, gli fa muovere. Ma quando senti la musica che... Spacca tutto! Meglio, devi stare calmo tu! Calmo!
Jesus okay. Falso. Devi stare Jesus calmo. Falso. Lascialo, non dire. Jesus falso. No, non è falso. Ascoltami, devi stare tranquillo. L'ho detto devi... Jesus falso. Ascoltami, devi stare zitto e devi andare via. L'ho detto Jesus vai falso. Via. Vai via. Ok. Non rompere il cazzo. Vai via da qua. Vai via da qua. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Ok, vi abbiamo suonato e non avete ballato come stavamo dicendo prima. E questa verità è il flauto, questa verità è una musica. E chi non gli va bene questa musica non può accettare questa verità, non gli è stato destinato. Ok, visto che c'è un demone forte qui che ci sta disturbando la lezione, andremo via, ok? Dunque, il messaggio è stato passato, siamo arrivati anche a quasi a un'ora e mezza. Sì, volevamo okay. La parabola al cammino di Matteo 22. Che fai con questo? Armando se mi faccio interrompere. Chi è falso, eh? Vai, vai. Chi è falso, eh? Per il qua. Dai, basta. Spiego bene. Il messaggio falso è stato passato, vero. Fidati. Dai, facciamo vedere che finiamo la lezione per questo qua. No. Dai, è un tempo lì. Hai capito? Devi anche qualche volta imparare in evitare. Cosa fai qua? Tutti e tre. Cioè, non è che dobbiamo stare indietro. Lui non ha parlato. Cioè, cosa puoi sentire così? Tu leggi, lui urla, bla bla, non riesci neanche a concentrarti, sennò dopo mi arrabbi. Perché Gesù è falso. Basta. Ok, speriamo che questa lezione è stata edificante, ok? E vogliamo dare tutti i lodi al Padre, ok? Onnipotente. Questo è un indemoniato, qua abbiamo la testimonianza di un demone in questo momento. Ok, detto questo, vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, Bashem Ukakodash, che doppio onore agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per averci insegnato questa verità che è la pura verità, ok? Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala che rischiando la propria vita per portare questa verità. Ok, abbiamo un demone forte qui e dobbiamo che chiudere. Che non ci lascia fare lezioni. Perché se non chiudiamo magari possiamo perdere anche la testa. Detto questo, alla prossima. Shalom. È questo, non si fa per terra.